Radio DGS, l'informazione. Il radiogiornale di DGS News con voi Martino Ciano. Acque e rifiuti da recuperare mettono in seria difficoltà le amministrazioni comunali calabresi. La regione è la prima in Italia per comuni che hanno chiesto il dissesto o riequilibri di bilancio. Dal 2010 al 2018 i trasferimenti dallo Stato sono quasi dimezzati. A Paola Graziano Di Natale, presidente del Consiglio del Comune di San Francesco, è soddisfatto per il risultato del referendum popolare che istituisce la zona a traffico limitato intorno al santuario. Come ha dichiarato ai nostri microfoni, da oggi si lavorerà per concretizzare la volontà espressa dal popolo. A Scalea l'amministrazione dice sì agli incentivi fiscali per le attività commerciali e per le persone che decideranno di spostarsi nel centro storico. Niente tarsu o pagamento dell'allaccio alla rete idrica. In questo modo si proverà a ripopolare il borgo antico. Sempre a Scalea, sabato 6 luglio alle ore 18 presso il centro donna, il convegno Sanità Calabrese tra criticità e buona amministrazione. Sarà presente anche Santo Gioffre, ex commissario ASP di Reggio Calabria. Nicola Leone, il nuovo rettore dell'Unical di Cosenza. Le elezioni si sono tenute ieri, il nuovo rettore di Diamante e la cittadinanza ha festeggiato per la sua elezione. Messaggi di congratulazioni anche dai candidati sindaco Marcello Pascale ed Ernesto Magorno. Il piano comunale spiaggia di San Nicola Arcella ha tanti difetti, ma un pregio lo ha, quello di aver vietato nella zona grotta Arco l'uso di qualsiasi tipo di barca a motore. Il comune di Praia a Mare invece, evidenziando una non comune dose di irragionevolezza e insensibilità a quanto pare, non ha proprio intenzione di difendere le sue bellezze, le sue rinomate grotte dell'isola Dino, di cui Italia Nostra ha fatto riconoscere la preziosità e l'importanza dalla regione Calabria. Proviamo ancora una volta a far ragionare il primo cittadino, e quanto si legge in una nota stampa dell'associazione ambientalista. Imprenditori al lavoro per l'istituzione dello strumento interregionale necessario a risvegliare il settore turistico del Golfo di Policastro. Si spinge per le manifestazioni di interesse in vista della sottoscrizione del protocollo d'intesa. Di recente i promotori dell'iniziativa hanno diffuso le modalità per esprimere la manifestazione di interesse alla sottoscrizione del protocollo d'intesa che sarà redatto per l'adesione al progetto interregionale. Il distretto turistico Golfo di Policastro, istituito dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con decreto del 17 dicembre 2013, comprende attualmente solo alcuni comuni della Campania. Geograficamente però l'area di riferimento è molto più vasta e include anche altri comuni campani della Basilicata e della Calabria. È tutto, grazie per averci seguiti.